Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su My Hero Academia The Strongest Hero per andare a vedere assieme un piccolo metodo per migliorare il vostro gear, che è molto importante per aumentare la potenza dei vostri personaggi. Cosa serve il gear? Il gear vi serve per aumentare ovviamente i BP dei personaggi e vi offrono anche attacco, difesa, crit, attacco in più. Vi prendo ad esempio quest'arma, Veteran Weapon. Abbiamo attacco più 31, ogni volta che poi lo andiamo ad aumentare di livello sale. Però questo è un item non leggendario, quindi non lo andrò ad aumentare. Però abbiamo anche le extra stats, che sono molto importanti. Crit Resistance Rate più 21, attacco più 21, crit più 22, crit damage più 21. Queste stats ovviamente sono molto importanti, però questo item non è leggendario. E ovviamente per migliorare il tutto dobbiamo averli leggendari. Come si fanno ad ottenere? Si ottengono dagli Agency Assessment, che sono delle COP. Per ottenerli bisogna andare oltre il floor numero 10, ok? Quindi quando noi andiamo a fare Join Team, Create Team e mettiamo la chiave, ecco qua, dopo il floor 10 abbiamo la possibilità, no, non la possibilità, è garantito. Garantito che ci siano livello 40 gear per quando siete al livello 40, ragazzi. Ovviamente questa cosa è per il livello 40 in poi. Appena ci arrivate lo avrete anche voi. Ovviamente se siete a livello più basso, tipo il 30, avrete accesso a gear leggendario di livello 30. Ok? Continuate comunque a farmarlo, vi tornerà comunque utile. Però ora guardiamo un attimino assieme il perché bisogna farmare, come farmarlo nel metodo migliore possibile. Il metodo migliore possibile è di non giocarlo in coop. Per quale motivo? Perché le persone che troverete spesso assieme, ammettiamolo, in tutti i giochi dove ci sono delle coop, questo vale per Legends, vale per tutti i giochi, c'è della gente che non è proprio capace di premere un tasto sul telefono. A parte il required BP che è 32.000 ed è tanto, noi ora andremo a cambiare con Ochako, che è quella più vicina e che ci farà ancora danno. Il gioco ci aiuta in che modo? Se voi andate qua in Recruit e premete Team Setting e mettete Invisible, non può entrare nessuno prima di tutto. Allora come fate ad invitare? Semplicemente fate match, vi dà il vostro Agency Assessment, livello 40, floor 10, ok, perfetto, nulla di difficile, fate Start Matching. In questo modo il gioco vi regalerà, diciamo, due bot, che appena entreranno vedrete quanto BP hanno. Come potete vedere, 36.000 di BP, 34.000 di BP per l'altro Todoroki. Sono dei bot, ragazzi, potete capirlo anche in questo modo. Upgrade Captain, non potete, ok? Sono proprio dei bot. Sono però dei bot con tanta BP, tanto danno, ma soprattutto non faranno le meccaniche della coop, ok? Quindi se avete una meccanica tipo di dover schivare della roba, raccogliere della roba, non la sanno fare, ma fanno tanti danni. Questa cosa funziona bene per tutti i raid che non sono quello della foresta, perché quello lì è un po' problematico. Ci sono dei mob come nella seconda fase, chiamiamola, che hanno la cura ed è un casino. Sono mezzi rincoglioniti sti bot, chiariamoci, ok? Fanno danno. Non sono qua per fare robe, ok? Fanno solamente danno. Ragazzi, domani video su Aizawa, preparatevi. Domani lo sblocco del tutto. Domani lo sblocco è tutto, quindi ragazzi andiamo a fare un video con Aizawa. Però al momento non l'ho ancora sbloccato, quindi mi manca ancora un po', essendo che lo sblocco ma non lo riesco a portare a livello 80. Perfetto, boom, abbiamo il nostro team. Andiamo, uno è un player, l'altro invece è un bot, ragazzi. L'altro è un bot, lo notate dai nomi che sono molto generici. È stupido, è un bot, ragazzi, cioè cosa volete farci? Però fa un casino di danno, che è la cosa che vi interessa di più. Ok, a voi vi interessa solo questo, fare tanto danno così da riuscire a vincere facilmente queste COP e prendere gear leggendario. Ovviamente dovete considerare che tutto questo lo fate dal livello 10 in poi però, ok? Ma anche prima di fare il livello 10 potete continuare a spammare in questo modo. Non sempre farete S, ok? Chiariamoci, non sempre farete S. E tra parentesi, guardate il danno del bot, 1.200.000, ok? Usate i bot, fidatevi, perché vi fanno un danno assurdo. Sono P per fare le COP. Dovrei averlo preso? L'ho missato, vero? Cavolo. Questo è bad. È proprio quello che intendevo prima con gente che non capisce neanche che tasto fare. Sì, vabbè, quando missate le robe è un po' un macello.
attimo con la super. Guardate il danno che sta facendo quel bot, ragazzi. È vero, sta fermo, si fa prendere praticamente tutte le botte che ci siano, ma ve ne fregate, torna in vita tranquillamente. Non ripristinerà mai la sua vita istantaneamente, nel senso come potete fare voi. Curiamolo, curiamolo. No, è morto. Rip. Ritorna in vita a breve comunque, ritorna in vita a breve, ragazzi. Non vi preoccupate, anche se vi muoiono non è un problema. Ok, boom, è andato. Andiamo, avanti, avanti, avanti. Correte per il bot. Correte per il bot, vi farà tutto il bot, ragazzi. È la cosa più OP che ci sia. Ok, preso con la ulti, ne abbiamo presi due. Questo è tanto danno. Grande Ciaco. Buono. Quanto danno sta facendo? 3 milioni, ragazzi. Praticamente alla pari del giocatore, eh. Io invece, non avendo né Kaminari, né Aizawa, né Froppy, non posso fare tutto quel danno, ok? Sono fondamentalmente inutile. Mi stanno carriando. Questa è la situazione, mi stanno carriando. Ok, 7 secondi. Posto. Dovremmo riuscire a farlo almeno in A, ragazzi. Quindi due roll per il gear ci sono. La possibilità quindi di trovare due pezzi di equipaggiamento leggendario. Questa è la cosa più importante. Lo fate per questo motivo. Semplicemente non avete qualcuno che conoscete che è bravo a giocare, che quindi riuscite a fare le robe facilmente. Fatelo con il bot, funziona veramente bene. Mi ha preso qualcosa, non so quanto danno ho preso però. No! Quello che intendevo, vanno dritti, eh. Ragazzi, vanno dritti, sono un po' un bel po' stupidi. State attenti da quel lato. Oh, lo prendo con la ulti. No, dai, ma perché non l'hai preso del tutto? Attenzione, attenzione qua. Ok, è rinato il bot, a posto. Vi fa lui tutto, tranquilli. Quando sono due può essere un po' più difficile, ve lo dico già. Ma più che altro il fatto è che fanno veramente un casino di danno a questi livelli, soprattutto dal livello 40 in poi. È un danno assurdo quello che fanno i boss. Ottengono un bonus del 40% attacco, cioè iniziano veramente a massacrarvi di botte. Ci fanno, ragazzi. Cioè, ripeto, dipende un attimo da quello che vi prendete come bot. Ecco, è morto. B, peccato. Ma l'abbiamo comunque vinta. Con due persone normali c'era il rischio anche di spaccare la chiave, che è peggio lì. Lì è molto peggio. Guardate i danni che hanno fatto. È veramente assurdo. Ok, andiamo al card flip. Ci becchiamo il pezzo leggendario. Ecco qua. Io potrei fare un card flip. Ah, no, l'ho sprecato il card flip così. Vabbè, vediamo dove erano. Ah, era solo qua il leggendario. Ok. Avete visto che comunque siamo riusciti a batterlo tranquillamente. La stessa cosa lo possiamo fare con il prossimo Town Night Raid. Ok. Vedete che però già al floor 11 richiede 40.000 BP. Poca gente, cioè, che ha già quei BP, ok? Quindi fate in questo modo, match, start matching e cercate dei bot. La cosa che ovviamente dovete fare bene quando arrivate a questi piani, dopo il 10 soprattutto, cercate principalmente due bot che abbiano il PG con il quirk required. Questo non va bene, ragazzi. Questa roba qua non va bene. Non vanno bene. Cercatene altri. Cliccatene un altro e fate match. Finché non trovate i bot che vi servono. Ovviamente è importante che almeno riusciate a prendere la cassa che vedete qua, ok? Almeno quella del floor 9-11 che vi dà un pezzo di gear level 40 leggendario assicurato, ok? Questo è un attimo lo scopo per riuscire ad aumentare comunque in generale il vostro gear, a migliorarlo e tutto, ragazzi. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo, nel senso non è una roba che potete fare tranquillamente e che riuscite a farla in un giorno o due. Ci possono volere anche due o tre settimane, ragazzi. Ragazzi, io spero il video vi sia stato utile. Se vi è stato utile, fatemelo sapere sotto nei commenti. Ovviamente, se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Ragazzi, noi ci becchiamo domani con un nuovo video di My Hero Academia. Proviamo Aizawa. Detto questo, è stato un piacere. Ciao a tutti, ragazzi.